problema, c'è stato un problema di gestione. Comunque Roma e lo sport italiano avrebbero probabilmente bisogno di una cantare in più, no? Che poi è una cantare importante, che è quella della Roma, perché anche la primavera di Alberto De Rossi era una delle più vincenti, diciamo, degli ultimi 10 anni. Comunque, guarda caso, effettivamente questa cosa che dici casca perfettamente, perché gli allievi di Bruno Conte, guarda caso, gli allievi sì, di Coppitelli, controllati da Bruno Conte, hanno vinto Supercoppa, esatto, e campionato, quindi sì. La Supercoppa sì. Coppitelli a chi? Supercoppa Coppitelli. La Supercoppa Coppitelli a chi l'ha dedicata? A Bruno Conte, cioè, nel senso, vuol dire che c'è un lavoro, c'è una simbiosi, no? Che evidentemente l'hanno un apporto superiore, no, anche a quello che poi l'allenatore fa in campo e che i giocatori fanno in campo, nel senso che c'è una simbiosi tale che evidentemente è stata spezzata. Questi rapporti qui difficilmente si spezzano nel momento in cui funzionano, però è il modo di lavorare di Sabatini. Ripeto, siamo tutti contenti che Sabatini oggi si avventuri su mercati a lui ignoti, che sono quelli dei giocatori di calcio, perché comunque sia Sabatini era solito, diciamo, essere visto nelle favelas, a vedere due o tre ragazzini che giocavano scalzi, no? Che era anche la bellezza, la poeticità del calcio. Però non mi puoi prendere il ragazzino che 2 anni prima giocava con i piedi scalzi a pallone e provare a spacciarmelo in Serie A. Cioè, cosa fa la Juve? La Juve ti fa giocare Marrone, ti fa giocare Sturaro in partite che magari non hanno grossissima importanza, oppure in partite per le quali, insomma, Sturaro poi è accompagnato da 10 pezzi da 90, cioè da 10 titolari veri. Se la Roma di Luis Enrique si ritrova a giocare con Berre, no? Vi ricordate quel famoso video quando perdemmo con Slovan Bratislava, o pareggiamo con lo Slovan Bratislava, per fortuna neanche non ricordo più, in Europa League. Luis Enrique fece giocare Berre, perché evidentemente non aveva neanche ricambio di centrocampisti, cioè è una cosa che va da sé che non funziona, no? Cioè, il giocatore di primavera lo fai entrare nel momento in cui o è risultato al sicuro e quindi non ha pressioni, oppure quando sei sicuro che ha, diciamo, 10 senatori accanto che lo fanno crescere. Perché anche la sciocchezza che si dice, no? Che la Roma tra 5 anni avrà la squadra più forte del mondo perché ha selezionato tutto il mondo, i migliori giovani, eccetera, eccetera, è una grossissima sciocchezza nel momento in cui a questi 10 giocatori, 11 giocatori, che tra 5 anni saranno i più forti del mondo, non gli si permette di fare una crescita sana. E quindi una crescita sana come si fa? Accompagnati dai senatori. Sì, sì, assolutamente, come cosa che succede benissimo in Premier League, dove squadre come il Manchester United, l'Arsenal e il Liverpool fanno esordire ragazzini di 17-18 anni in partite importantissime, perché magari ti ritrovi il 18enne che fa il suo esordio in Manchester United, Chelsea o nel derby di Manchester, e poi quel giocatore però vicino c'ha gente come Carrick, come Rooney, insomma, gente che fa... Ma guarda, l'esempio lampante è molto più vicino, è la Juventus ed è Pogba, un giocatore pagato 300.000 euro dalla Juventus, sì, preso dalla cantera del Manchester United, che evidentemente non puntava più su Pogba. 300.000 euro si sono portati a casa uno che adesso ne vale 98, diciamo, a sentire certe cifre, e che è al momento, allo stato attuale, diciamo, il centrocampista, o tra i centrocampisti, o forse il centrocampista più forte del mondo, e ha 21 anni, quindi è evidente, sì, sì, che lì si fa un lavoro per la crescita, per la costruzione del giocatore, no? Sì. Secondo me, noi abbiamo fatto tante manfrine anche su, ci hanno dato dei ragionieri, dei commercialisti sui Turbe. Tra l'altro, Iturbe è un giocatore che abbiamo levato fondamentalmente, sembra, la Juve, no? Certo. l'anno scorso mercato. Il tema qual è? Che se Iturbe fosse andato alla Juventus, secondo me sarebbe cresciuto molto meglio, però dato che coi secondo me e coi forse e così e poi ma non ci facciamo niente, cerchiamo di costruirlo comunque questo giocatore, quantomeno per recuperarci, diciamo, l'investimento fatto. Sì, diciamo che su alcune cose purtroppo possiamo avere anche una certa
una buona certezza, nel senso che l'ambiente che si respira a Torino è diametralmente opposto a quello di Roma. Probabilmente a Torino i Turbe si sarebbe potuto fare mezzo campionato in panchina senza che uscissero fuori retroscena, casi, litigi, tifosi che si mettono a questionare sul perché i Turbe in panchina, sul perché gioca, sul perché non gioca, mentre qui ovviamente è sempre una pantomima. Quindi su questo siamo abbastanza sicuri. Poi certo, ovviamente la realtà è tutta tutt'altra, nel senso di Turbo è un giocatore della Roma e io credo che la stagione che verrà sarà una stagione di grandi risposte da parte sua. Io lo spero, ma non so così sicuro. Non ne sei così sicuro? La speranza è quella, non è che io ne sono così sicuro, se devo dire la verità. Io credo che nelle gambe lui e nella testa sia un giocatore di grande livello. Il problema è che, come anche sul destro, no? Quando non ti gira, non ti gira, ed è difficile, cioè, che un giocatore della sua età e con la sua maturità, perché tutto sommato, insomma, non è che un calciatore di 20 non so quanti anni abbia sia, diciamo, maturo come un uomo che magari fa tutt'altro lavoro della stessa età, nel senso che nel momento in cui hai milioni e milioni di euro necessariamente, diciamo, sei un po' più bambino, ma non perché c'hai soldi, ma semplicemente perché ti godi la vita e basta, non fai nient'altro. Però dico, è difficile che diciamo un 23enne o un 24enne abbia, diciamo, la forza morale di farsi scattare quel qualcosa in più che lo fa cominciare a lavorare meglio, che lo fa andare meglio in partita. Diciamo che per questo serve un ambiente sano, no? Poi anche all'interno delle squadre. Sì, Morata, anche fuori, esempio, perché Morata il primo anno alla Juventus, insomma, ha preso in mano la prima squadra e ha 20 e pochi anni, insomma, che a Morata ha preso in mano la prima squadra della Juventus e insieme a Tevez e a pochi altri, insomma, Pirlo e Pogba, l'ha portato in semifinale di Champions League, insomma, non è poco. Quindi è evidente che c'è un ambiente sano, cosa che qui non c'è. Però si costruisce, sì, sì. Che si costruisce, però ripeto, bisogna farlo con grano salis, no? Nel senso, non è possibile andare a prendere camionate di ragazzini dal Sud America, da chissà dove, e poi pensare che alla prova, diciamo, del leone che butta il figlio dalla rupe, il leone sopravviva sempre, anzi, se per questo nel calcio non sopravvive quasi mai. Siamo un attimo rimasti perplessi dalla metafora, però va bene così. Voi non sapete che i leoni buttano giù dalla rupe i figli? Ma perché se sopravvivono sono leoni forti. Io pensavo fossero gli Spartani, veramente. Anch'io, però anch'io pensavo fossero gli Spartani. Forse allora, Leonida, non lo so. Gabriel Omar Batistuta è stato buttato da una rupe da piccolo. Ah, ok. È cresciuto e è diventato un fenomeno. E lui è il re leone. Allora torna tutto. Ok, no, a parte gli scherzi, allora noi ti ringraziamo, Lorenzo, e ti lasciamo proseguire, insomma, anche perché dura parecchio, quindi poi domani almeno tu lavori e quindi dovrai andare a dormire a un certo punto. Quindi ti ringraziamo, ti auguriamo un buon proseguimento e ti diamo appuntamento alla prossima volta, insomma, per chiacchierare sempre così della Roma. Benissimo, grazie a voi ragazzi. Ciao Lorenzo. Buonasera a tutti. Ciao Lorenzo, anche a te. Ciao. Allora, ringraziamo Lorenzo Rossi e direi che possiamo fare una bella doppia pausa. Bella musicale. Pausa musicale. Una bella pausa musicale. Musica, maestro. Allora, io vi metterei un Grey Goose del grande Cesare Cremonini e poi Stars dei Typical. A dopo. Olè, a dopo. Chi sei? Amore, buongiorno. Quando ti levi di torno non vedo l'ora che esci e non torni più. Il mio amore sei tu, sei la donna che voglio. Vorrei dirti parole d'amore, ma forse a parlare